Il sindaco sta dalla parte dei cittadini. Se Arezzo Casa non è in grado di risolvere un problema come quello, lo sapete qual è la soluzione che fa il comune? Risolve il comune in danno di Arezzo Casa, cioè la salute dei cittadini va avanti a tutto. Quindi o ci si sbriga a trovare una soluzione, quale che essa sia, o se no il sindaco sarà costretto a firmare delle ordinanze. E il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, a prendere una ferma posizione sulla situazione che si è andata a creare dopo il violento evento atmosferico in via Malpighi. Il primo cittadino esorta uno sblocco dell'operatività da parte di Arezzo Casa per ripristinare la sicurezza nella zona, dove ad oggi rimangono frammenti di Ethernet sul tetto degli edifici di edilizia popolare e nel giardino condominiale. Anzitutto il CDA probabilmente dovrebbe riunirsi e prendere in esame questo tema, perché diciamo, a livello strategico io non faccio gli affari di Arezzo Casa, ne sono un socio in quanto comune di Arezzo, ma è evidente che un tema posto dall'evento meteorico estremo di martedì scorso si risolve in due modi, o si tampona o si prende una soluzione radicale. Questo dipende dalle risorse disponibili, dalle capacità gestionali e dalla possibilità in una stagione come questa di effettuarli quei lavori. Problemi che permangono dunque in via Malpighi, come permane la presenza dell'Ethernet nonostante l'ordinanza della ASL che aveva imposto che l'amianto fosse rimosso in un giorno. Noi dovevamo provvedere a rimuovere tutti i detriti nell'arco di un giorno e questo non è stato fatto. Poi l'ordinanza era più complessa, insomma dettava altri tempistiche e altre opere di intervento, però quella più importante, la più rapida alla quale dare risposta era appunto la rimozione totale di tutti i frammenti in un giorno e questo purtroppo non è stato fatto. In questo momento la priorità in assoluto è ripristinare lo stato di salute precedente all'evento, quindi la ripulitura dell'area e la messa in sicurezza del tetto, degli appartamenti, delle aree comuni, quindi la rimozione totale di tutto l'amianto. Poi c'è la mia volontà di voler affrontare il problema in chiave strategiche, quindi più che risolvere il problema nell'immediato, quindi tappando con delle toppe i buchi che sono sul tetto, magari pensare, cercare di reperire fondi e costruire un progetto per la sostituzione totale di tutta la copertura.